sul fenomeno della fuga dei cervelli, ovvero dei giovani che lasciano l'Italia per cercare di realizzare i loro obiettivi in altri paesi. Ho risposto in modo sbagliato a questa domanda, contrapponendo lo sforzo e l'impegno di questi ragazzi che restano in Italia a quelli dei loro coetanei che scelgono un altro paese per costruire il loro futuro. Ho sostenuto che non è giusto affermare che quelli che lasciano il nostro paese sono i migliori e che di conseguenza quelli che restano hanno meno competenze e qualità degli altri. Ho aggiunto a questa opinione, che considero legittima e non offensiva, un inciso sbagliato e tale da ingenerare la convinzione di una mia insensibilità nei confronti di quei ragazzi che cercano una prospettiva lontano dall'Italia. Constatato il mio errore, ho considerato mio dovere scusarmi subito per quell'espressione, anche perché molto lontana dal mio pensiero, dalla mia storia personale e dal mio modo di agire. Scuse che confermo in quest'aula parlamentare. I giovani che vanno all'estero sono una risorsa importante. A tutti dobbiamo dare l'opportunità di realizzare il loro futuro nel nostro paese o dove li portano i loro percorsi professionali e personali. Sappiamo tutti che le prospettive di lavoro dei giovani nel nostro paese sono state fortemente compromesse dalla grande crisi iniziata nel 2008. Infatti, all'inizio di quell'anno i giovani disoccupati erano 400.000 e a marzo 2014 si è raggiunto il picco di 707.000. A novembre 2016 i giovani disoccupati sono 627.000. Un altro pesante effetto negativo è stato prodotto dalla riforma delle pensioni approvata a fine 2011, che ha fortemente innalzato l'età di pensionamento, così come non ha aiutato la lontananza del nostro sistema di istruzione dal mondo del lavoro e dell'impresa. Su questa questione il Governo è intervenuto con l'attuazione, insieme alle Regioni, del programma europeo Garanzia Giovani, che ha contribuito a ridurre di oltre 250.000 unità il numero dei giovani che non studiano e non lavorano, con l'introduzione generalizzata dell'alternanza scuola-lavoro, con il potenziamento e la semplificazione dell'apprendistato e, da ultimo, con gli interventi sulle pensioni che ampliano la flessibilità in uscita e di conseguenza aumentano le opportunità di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In particolare, per quanto riguarda il mercato del lavoro, la disoccupazione giovanile resta a livelli preoccupanti, anche se dal marzo 2014 a novembre 2016 è diminuita di 3,5 punti. Con la riforma del mercato del lavoro abbiamo abolito una serie di contratti con forti connotati di precarietà, come i contratti di collaborazione a progetto e le associazioni in partecipazione. Abbiamo più rigorosamente definito il confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo per combattere il fenomeno delle false partite IVA. I dati Istat confermano che l'incremento degli occupati è largamente ascrivibile al lavoro dipendente stabile. Infatti, dei 593.000 occupati in più rispetto a marzo 2014, 442.000 sono lavoratori permanenti. Su questo tema oggi è aperta una riflessione sull'utilizzo dei voucher. Colgo l'occasione in questa comunicazione per ribadire, come già peraltro affermato dal Presidente del Consiglio Gentiloni e in relazione alle prime evidenze tratte dall'analisi dei dati di monitoraggio sull'uso dei voucher, che il Governo considera necessaria una revisione di questo strumento al fine di riportarlo alla funzione per la quale era stato disegnato, ovvero di dare copertura previdenziale e assicurativa alle attività occasionali, portandole fuori dal lavoro nero. Intorno alle dichiarazioni da me rilasciate il 19 dicembre, insieme alla comprensibile e giustificata polemica politica, si è sviluppata, in particolare sui social media, una campagna di insulti e minacce che non ha colpito solo me, ma ha coinvolto la mia famiglia, mia moglie e mio figlio. Io ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini e hanno espresso a me e alla mia famiglia la loro solidarietà per questi episodi. Sono episodi che non hanno nulla a che vedere con le critiche e le contestazioni anche aspre che mantengano nell'ambito di un confronto civile, che si mantengano nell'ambito di un confronto civile e rispettoso. In conclusione, mi auguro di avere corrisposto puntualmente alla richiesta di informativa che mi era stata proposta e di avere chiarito il mio pensiero sull'argomento in discussione. Vi ringrazio. Grazie. È iscritta a parlare la senatrice Vincini e anche la